Dalla medicina alla narrazione ad un film. Si tratta della storia raccontata in una serata unica ed emozionante che ha avuto come protagonista l'ex primario del pronto soccorso di Lodi e Codogno, Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato una serie TV dal titolo Doc, nelle tue mani. Dopo aver dimenticato 12 anni di vita in seguito ad un incidente stradale, grazie alla sua famiglia e ai suoi affetti, Pierdante Piccioni ha provato a ricostruire ciò che ha perso attraverso la narrazione. Un incontro toccante ed un'esperienza vissuta che il medico ha raccontato di fronte ad un numeroso pubblico, martedì sera a Pesaro, con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo Io ricordo tutto. Promotore della serata, nell'ambito degli incontri organizzati per Pesaro, capitale della cultura, il Centro Culturale Città Ideale, che ha invitato a conversare con l'autore, il sacerdote missionario Eugenio Nembrini. Io ricordo tutto è il titolo del suo libro, un libro che parla di sentimenti e medicina, in cui Ernesto Ferrari è il protagonista. Essendo io un amnesico, sono venuto a conoscenza di persone che sono l'esatto contrario mio, cioè gli ipermnesici esistono davvero, è una caratteristica della mente umana. Qualche persona ce l'ha e hanno proprio la capacità di ricordare tutto, ma tutto, cioè qualunque cosa del 15 anni prima, 20 anni prima, 30 anni prima. Ecco, un personaggio che, essendo proprio il mio contrario, mi affascinava da una parte e mi inquietava dall'altra. Ho provato a rappresentarlo in un libro insieme al mio amico e compagno di scrittura Pierangelo Sapegno. Ricordare tutto è poi così bello, secondo lei? Ma guardate, quando abbiamo iniziato a scrivere il libro io ero convinto che fosse un valore aggiunto. Man mano che ci siamo messi a scrivere, abbiamo sviluppato questo personaggio, ho cominciato a cambiare idea. Alla fine non sono così convinto che ricordare tutto sia un vantaggio. Parola di amnesico. Ecco, inevitabile non parlare di quel 31 maggio 2013, cosa è cambiato da allora nella sua vita? Sono un'altra persona completamente, sia come tipo di lavoro, perché ho deciso di non fare più il primario di pronto soccorso. Io sono l'ex primario del pronto soccorso di Codogno, paese che non conoscete, che nessuno conosce ovviamente, dove è stato scoperto il Covid la prima volta. È cambiato tutto perché ora mi occupo di gravi disabili, io vado a casa delle persone, mi occupo, come dicono i miei figli, di quelli che mi assomigliano un po' di più rispetto a quelli che entrano in pronto soccorso. Riuscite a cambiare anche un po' il suo carattere? Questo è quello che mi dicono. Ogni tanto faccio dei pranzi, delle cene con i miei ex collaboratori che mi dicono tutte le volte: Doc, ad avere saputo che venivi fuori così te la davamo noi una botta in testa molto, ma molto tempo prima. Lei è riuscito a recuperare qualcosa di questi 12 anni persi, diciamo? No, assolutamente niente, nonostante varie terapie sia farmacologiche che con stimolazioni elettriche, e non ho recuperato niente se non, come succede a noi amnesici, i ricordi degli altri. Questa è la cosa importante. Se incontri delle belle persone che ti restituiscono dei bei ricordi, la tua disabilità è un po' meno pesante. Dal libro a colui che ha ispirato una serie TV, che sentimenti ha provato quando gliel'hanno comunicato? Imbarazzo, perché comunque una parte di me è la mia pelle, toccarsi le ferite, e dall'altra anche un po' di orgoglio, perché io ho fatto quello che ho fatto più che altro per dimostrare ai miei figli che la vita ti può buttare per terra, ma tu devi rialzarti. Per cui essere considerato come qualcuno che può essere un esempio, è stato gratificante. Ci dovremmo aspettare un altro libro prossimamente? Tanto vi dovete aspettare la quarta serie di Doc, perché la stiamo sceneggiando proprio in queste settimane, e potrebbe essere che ci siano delle sorprese anche televisive, anche dall'ultimo libro, ma per scaramanzia non se ne parla.